Ciao a tutti! Oggi voglio iniziare un nuovo genere, tipologia di video, una sorta di rubrica che spero di fare ogni mese, ogni settimana volevo dire, ecco, ma vedete, la verità finirò per farla ogni mese. No, spero di farla ogni settimana, questa è la mia volontà, ma non prometto niente a nessuno e non scrivo e sottoscrivo nulla perché ogni volta che lo faccio per queste cose su YouTube, poi cioè, va a finire sempre che non ce la faccio mai. E riguarda come abbinare alcuni capi di abbigliamento, che sono magari un trend di questo periodo, di quest'anno, di questa stagione, con diversi appunto abbinamenti. Quindi farvi vedere diverse idee, ovviamente lo sottolineo col rosso, secondo il mio stile, secondo il mio gusto, sperando di dare qualche idea e anche riceverle da voi nei commenti o magari taggandomi in una foto su Instagram. Faccio già dei video del genere anche su WeGirls.it. Però sono soltanto abbinamenti non indossati, ecco. Devo essere un pochino più concisa su WeGirls, invece qui posso parlare di più, sarà un bene o un male, e quindi posso mostrarvi anche più alternative. Magari potreste anche farmi, tra virgolette, delle richieste, nel senso che potete scrivermi nei commenti se vi piacerebbe che io parlassi di come vestirsi per una cerimonia, per una laurea, per un matrimonio. Posso darvi delle idee generali, posso dirvi quello che l'etichetta vuole, ecco, il bon ton. Ma ovviamente, se voi domani mattina vi svegliate e dite oggi voglio vestirmi da dama dell'Ottocento, potete farlo perché la moda la facciamo noi, siamo noi che dobbiamo vestirci, indossare le cose, uscirci e nessun altro. Siamo noi che dobbiamo sentirci belli, dobbiamo sentirci comodi e non a disagio in quello che indossiamo. Comunque, fatta questa doverosa premessa, oggi volevo parlarvi di diversi modi di indossare una maxi sciarpa. Ci tengo a sottolineare una maxi sciarpa perché sciarpine più corte, con sciarpine più corte non potremo fare alcuni tipi di giochi, tra virgolette, non potremo indossarli in maniera diversa, ma soltanto utilizzando queste maxi sciarpe che sono un trend di questo autunno-inverno che si portano tantissimo in svariati modi, ve ne farò vedere 6 in questo video. Ad esempio, io sto adorando, e l'avete già vista in una haul, anche in diversi vlog, insomma, la sto mettendo spesso, questa sciarpa tartan, che vista così, no? Sembra un plaid per il divano. In realtà è una di queste maxi sciarpe che sono maxi non solo perché sono lunghe, ma anche perché sono, guardate quanto sono larghe, cioè una cosa gigante, una tovaglia. E questa viene da black5.com, ve la feci già vedere appunto in un video c'è posta low cost, però so che piacciono a moltissime di voi, che quindi si porteranno tantissimo e che si possono indossare in tantissimi modi diversi. Alcuni sono banali e sono sicura che già indossate le sciarpe in questo modo, altri invece sono più, tra virgolette, diciamo, non usuali, ecco, diciamo così. Il primo modo appunto è quello di indossare la sciarpa, questo è il metodo che utilizzo più spesso, soprattutto quando vado di fretta, facendola girare una volta intorno al collo e poi lasciando le estremità giù, penzolare giù. Io mi ricordo che quando andavo a scuola giravo proprio perennemente d'inverno t-shirt e jeans e sta sciarpona che scendeva lunga, proprio faceva parte del mio outfit a prescindere dal cappotto, vivevo con le sciarpe, perché al posto di mettere collane, orecchini, cose che ti riempivano, avevo sta sciarpa che mi teneva caldo e faceva anche fashion, tra virgolette. Il secondo modo, questo anche banalissimo, ma lo scelgo, lo preferisco quando ho freddo, quindi quando utilizzo la sciarpa per coprirmi seriamente, è quello di indossarla come una cravatta, perché in questo modo abbiamo il collo proprio caldo dalla sciarpona e poi comunque le estremità scendono, però scendono unite, non si dividono e si possono tranquillamente infilare sotto il cappotto, tirare sulla cerniera in modo che non si vedano, però rimane bella vicino al collo. Quindi si vede la fantasia della sciarpa perché comunque abbiamo la cerniera o i bottoni chiusi fino a un certo punto, ma allo stesso tempo abbiamo il calore quello per cui serve praticamente la sciarpa. Un altro modo di indossare queste maxi sciarpe, ad esempio, è quello di farle girare tutte intorno al collo e di formare questo maxi ciambellone che gira appunto intorno al nostro collo, ci tiene caldi perché comunque è bello largo, alto e ci ripara, va a dare molto volume e va a arricchire sicuramente l'outfit, che magari è con una giacca semplice, un cappottino semplice, ed è un modo più che altro molto sportivo, casual, da tutti i giorni. Ancora un altro modo è quello di indossarla come una sorta di poncho, più che poncho uno scialle, no? Però ecco, non uno scialle da nonnina, uno
usciate fashion. Perché poggiata sulle spalle comunque, con una fantasia moderna, ecco, tipo tartan, magari anche a scacchi rossi e neri, oppure con una fantasia, non mi viene, damascata, ecco, non mi viene damascata, o a righe, sono tutte stampe che vanno tantissimo quest'anno, anche di un colore tinta unita, tutto tinta unita particolare, come sangria o bordeaux, borgogna, insomma, tutte le sfumature che non finiscono mai del rosso, sia sulla giacca che comunque anche sopra la maglietta e il maglioncino, quando siamo in qualche posto e non fa troppo caldo per tenere la giacca su, ma magari, ecco, coprirsi, non abbiamo portato un coprispalle, non abbiamo portato un blazer, sempre modello scialle, tra virgolette, però molto più particolare, e io adoro questo modo, è proprio quello di portarla sì sulle spalle che scende, ma con una cinta in vita, quindi far rientrare la sciarpa come parte integrante dell'outfit. Io adoro questo metodo perché arricchisce tantissimo un outfit casual semplice, magari ho una maglietta bianca e dei jeans, e questo modo sicuramente di portare la sciarpa rende tutto più particolare. Poi il maxi cinturone in vita è molto di tendenza ed è un modo di indossare la sciarpa che ho visto anche in alcune celebrità. Ultimo modo è quello di portarlo come coprispalle, quindi senza farlo penzolare davanti, senza far penzolare la sciarpa davanti, ma legandola dietro. È un modo semplicissimo, molto carino però, e soprattutto funzionale quando abbiamo bisogno di scaldarci un po' di più. Mettiamo la nostra maxi sciarpa sulle spalle e la leghiamo dietro con un semplice nodo, facendola scendere dietro, ma avendo le spalle coperte e comunque non coprendo tutto l'outfit come se la portassimo con uno scialle, ma soltanto le spalle e un pochino delle braccia, dipende da quanto è lunga la sciarpa. Io credo che sia un modo molto carino di portarla, soprattutto insomma molto casual. E quindi questi sono i 6 modi diversi per indossare un maxi sciarpone, ad esempio come questo o come tanti altri, tante altre fantasie. Spero di avervi dato delle idee utili, gli spunti utili, perché d'inverno insomma la sciarpa è un accessorio che indossiamo praticamente sempre. È bene sapere anche altri modi. Avrò detto modi sciarpa, maxi sciarpa in 45.957 volte, però passatemelo. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, e fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un pollice o con un commento, insomma. Ciao.